campagna elettorale entra nel vivo, lo vediamo anche ogni giorno purtroppo, e questa è la nostra, almeno una mia battaglia forse in particolare, da tutte le plance, no, che hanno invaso Roma. Quindi lì ci leghiamo a un'altra situazione che consideriamo molto grave a Roma, lo diciamo da tanti mesi, quella dei cartelloni abusivi. C'è una novità, perché stamattina ho visto che almeno in un'area che doveva essere protetta dall'inizio, ma evidentemente così non è stato, che è il Parco di Veio, sono stati abbattuti un numero molto alto di cartelloni. Questa battaglia tra le varie associazioni che ospitiamo, citiamo, come Cartellopoli, Basta Cartelloni, Italia Nostra, che ieri abbiamo sentito con Mirella Pervisi sugli impianti, proprio le plance elettorali, perché loro si appellano alla sovrintendenza, dicendo come è possibile che il cuore di Roma sia devastato, no, da questi impianti senza che nessuno reagisca. Ecco, tra le associazioni c'è certamente la storica associazione Passa Ambiente e Società, di cui è capo, insomma a capo, responsabile, Rodolfo Bosi, che abbiamo conosciuto, o meglio, qualche giorno fa, insomma, in una trasmissione speciale di Foro Romano. Credo che a Bosi vada tutto il merito di essere arrivati a questo risultato. Qualche minuto, lo abbiamo al telefono. Buon pomeriggio, Bosi, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Come sta intanto? Mi sente bene? Tutto a posto? Sì, non c'è male. Allora, Parco di Veio, intanto raccontiamo che cosa siete riusciti a fare, perché questo va detto, perché probabilmente se non era per voi, insomma, no, per le istituzioni, oggi stavano ancora lì quei tanti cartelloni. Bosi, ce lo racconti un attimo, poi magari facciamo qualche riflessione in più. Sinteticamente, la battaglia sul parco è cominciata da parte mia, a livello individuale, denunciando ad uno addirittura i famosi cartelloni 6x3, siamo intorno agli anni 2000, e all'epoca già di questi fecimo più di 100. Poi la battaglia è ricominciata con l'attuale giunta di Alemanno, che con la liberalizzazione del regolamento ha permesso di nuovo l'invasione dei cartelloni a Veio. Ieri mi è stata mandata per conoscenza, perché sono fra quelli che praticamente la combattuta, una nota proprio dell'ente parco che comunica al comune che in pratica a Veio si può considerare completata la bonifica, cioè attualmente non c'è più un cartellone dentro i confini del Parco di Veio. Quanti erano fino a poco tempo fa? In quest'ultima era, con quelli che sempre su mie segnalazioni personali sono stati fatti di nuovo, parliamo di almeno 150. 150 cartelloni nel perimetro del Parco di Veio. Intanto scusi, Bosi, chiedo alla regia di alzarmi un pochino, rientro audio in studio, grazie, un pochino così. Un chiarimento per chi non sapesse quanto è esteso il parco. Quanto è esteso? Riguarda 15.000 ettari e 9 comuni, noi stiamo parlando soltanto dell'ambito romano, 20° municipio, che da solo però occupa quasi metà parco, stiamo parlando di 7.500 ettari. Chiaramente in prevalenza sono agricoli e quelli di cui parliamo, quelli rimossi, stanno, diciamo, lungo le strade, a ridosso soprattutto, diciamo, di Roma, centro abitato più vicino. In merito però non va di certo al Comune di Roma, ci tengo a chiarirlo per due motivi. Perché il merito è, grazie alle mie segnalazioni, ma soprattutto al lavoro veramente notevole che ha fatto l'ente Parco di Veio, in particolare un funzionario. Quindi l'ente Parco di Veio si è schierato precisamente da una parte e, insomma, ha fatto sì che questa vergognosa situazione venisse bonificata. Mi interessa per confronto farvi un esempio. Perché sì, bonificato ultimamente una ditta, una casa, diciamo, da sala da giochi, che pubblicizza delle slot machine, che si è insediata da poco all'altezza di via di Grottarossa, in croce via Cassia, ha impiattato la zona di suoi cartelloni. Due di questi sono stati messi dentro il Parco di Veio, uno davanti all'ospedale Sant'Andrea, ed è stato già rimosso, non credo per merito del comune. L'altro, che rimane addosso tutt'oggi di una rotatoria all'altezza del parco cosiddetto della pace, per far capire l'azione del parco, come il parco io ho segnalato l'impianto, è intervenuto e ha cosiddetto oscurato l'impianto, cioè ci ha attaccato sopra due suoi manifestini con la scritta ente Parco di Veio, impianto non autorizzato. Per capire quanto Roma, anche come riferimento alle plance elettorali che sentivo che lei citava... Dopo infatti le volevo chiedere una cosa anche su questo, però scusi, segna una novità il fatto che l'ente parco di Veio in questo caso prende in mano la situazione, cioè è una novità nel panorama romano che raccontiamo da mesi, e lei lo fa da anni, Bosi, ha tutti i meriti di questo, cioè è una novità, una reazione di questo tipo. Un confronto sempre per
chi ci ascolta, a Roma abbiamo tre grandi parchi, o meglio abbiamo tre grandi sistemi di parchi: il Parco di Veglio, che ha fatto il suo lavoro, Appia Antica, che ha fatto il suo lavoro e ha bonificato interamente il Parco di Appia Antica, ma è stata agevolata in questo perché già da prima della giunta di Alemanno aveva convenzioni già fatte con la Regione Lazio e con le sue intendenze, e quindi in collaborazione era più facile rimuovere. Rimane poi quello che chiamiamo la pecora nera. E cioè rimane? La pecora nera. Quale? L'ente Roma Natura, che gestisce la bellezza di 13 riserve naturali e vari parchi piccoli, diciamo, di importanza locale, dove io ho sempre segnalato gli impianti, convinsi l'allora direttore, l'ultimo, prima del commissariamento, a censire questi impianti. Stiamo parlando del settembre 2010. Registrò 495 impianti abusivi e scrisse all'allora e tuttora direttore, dottor Francesco Pacello, che andavano rimossi. Sì. C'è tanto di delibera del Consiglio Comunale, del commissario straordinario, che obbliga il Comune a rimuoverli. Stanno tuttora lì, benché io abbia fatto un sollecito ultimativo, non tanto al Comune, perché c'è la legge che obbliga l'ente di gestione dell'area naturale a rimuoverli. Quindi aspetti, Bossi, che ho poco tempo. Allora, lei dice, chi ha invece l'estensione maggiore, la responsabilità più grande, cioè Roma Natura, non sta affatto agendo come voi chiedete da anni. Assolutamente no. Questa è una posizione molto chiara, molto netta, e ne prendiamo atto. Ma intorno al Parco di Veglio, leggevo anche prima questo articolo resoconto di Basta Cartelloni, che invito tutti a seguire, così come il sito anche di Bassa Ambiente Società, che stiamo facendo vedere, eccetera eccetera. Dicevano però all'esterno del parco allora andrebbero rimossi gli altri, ma evidentemente quelli non sono responsabilità del Parco di Veglio, quindi non vengono rimossi. Questo è il ragionamento nel caso che lei cita, perché mi permette di far capire sempre a chi ci ascolta l'enorme differenza tra l'operato del parco e l'operato del comune. Certo. Nel tratto della Cassia, che va grosso modo dall'altezza della Giustiniana fino alla Storta, parliamo di un tratto di un paio di chilometri addosso al Parco di Veglio, perché uscendo da Roma, in lato destro, più o meno il confine del parco, c'era una marea di impianti installati che l'ente parco ha fatto rimuovere. Cosa hanno fatto queste ditte? Le hanno messi sul lato opposto, che è margine della strada e che per legge anche lì non possono stare. Ce ne sono una bellezza di 36. Peraltro stanno a ridosso del tracciato ferroviario della ferrovia San Pietro alla Storta, dove anche lì hanno bisogno del nulla osta delle ferrovie, segnalazione già ben fatta anche alle ferrovie, e per non male stanno lì. Per quelli ho la prova che ormai un anno e mezzo fa, il dottor Pacello ha mandato lettere di sfida alle ditte a rimuoverli come per legge devono fare entro 10 giorni a loro cure spese. Facendo quindi il suo dovere. Poi? No, non facendo il suo dovere, perché la legge, il regolamento comunale, dice che se poi tu non ottemperi all'invito, cioè nei 10 giorni non sono stati rimossi, però in estate vuol dire che magari qualcuno ha fatto di volta altare e sospeso, ma non ne ho notizia, ma 36 no, devono essere rimossi obbligatoriamente dal comune con rimozione forzata. Stanno ancora lì e quindi c'è omissione di atti dovuti di ufficio. L'esempio che facevo poco fa del caso di quel cartellone messo adesso e oscurato, diciamo, come pubblicità dall'ente parco, mentre l'ente parco lo fa per sua, diciamo, spontanea volontà, e addirittura in certi casi ha rimosso lui gli impianti con ditta pagata da lui. Nel caso del comune il regolamento dice addirittura che tu, nel tempo che ti ci vuole, magari l'elefantino per rimuoverli, cioè ci vuole un anno da quando gli mandi la lettera e ti permette di rimuoverli, puoi comunque oscurarli, non si fa nemmeno. Non viene fatto. Allora, Bosi, guardi, io per chiudere, no, è stato chiarissimo. Chi ha seguito il ragionamento credo abbia capito bene quello che dice Bosi, che ha detto tra l'altro di tutte le situazioni, anche proprio oltre che la memoria storica, il primo che forse ha iniziato questa battaglia quando non se ne parlava proprio. Allora oggi se ne parla pochissimo, secondo me, rispetto al tema di come si dovrebbe, quindi è anche un signore assolutamente preparato, quindi il ragionamento, se l'avete seguito, è abbastanza chiaro. Le chiedo invece sulle plance elettorali. Noi qua abbiamo da giorni, insomma, facciamo vedere anche immagini veramente, non so neanche più come dire, più che squallide, no? Perché quando poi mostriamo che questi cartelloni, tra l'altro queste plance, che sono 1400 più 350 aggiunte, si stanno anche in sostanza decomponendo, guardate qua, no? Le immagini che facevo vedere l'altro giorno,
Ecco, anche qua cercavamo, chissà, no, risposte ufficiali, prese di posizione. Ieri Italia Nostra ha detto la sovrintendenza non fa nulla, Cittadinanza Attiva ha mandato anche una diffida. Insomma, è normale, dobbiamo considerare normale anche questo. Bosi, velocemente, con la saluto, eh. No, riferite, sento perché mi avete richiamato al Parco di Veio. L'altro giorno ero all'ente per consegnare l'osservazione alla proposta di Piero Grassetto. Io ho chiesto di parlare con il guardiaparco e con la direzione, perché? Perché come al solito il comune e le amministrazioni pubbliche dimenticano la legge. Diverse di queste plance sono state anche messe sui marciapiedi dentro al Parco di Veio. Si possono mettere, ma devi avere preventivamente il rilascio del nulla osta dell'ente, che non è stato né chiesto né neanche chiesto. Quindi sono anche quelli a tutti gli effetti abusivi. E fa bene invece la Bervisi, ieri diceva, ad appellarsi in assenza di altre risposte alla sovrintendenza sul centro storico? Oppure questo magari ne parliamo un'altra volta? Perché... Allora, la questione centro storico, come il Parco di Veio è di per sé automaticamente un'area vincolata, sì, ma Roma, come anche la Cassia con quei 36 cartelli che citavo prima, il centro storico, certo, di per sé, il centro storico dal 1980 è stato dichiarato dal patrimonio, dall'UNESCO, patrimonio dell'umanità, e che in più è vincolato con l'attuale piano territoriale paesistico. Quindi la risposta è sì, cioè andavano chieste, probabilmente non c'è stato neanche questo passaggio, non lo sappiamo, adesso dico probabilmente. Ci vuole l'autorizzazione del comune subdelegato, ma il comune a sua volta non può rilasciare questa autorizzazione dopo che ha avuto il parere vincolante favorevole della sovrintendenza. Tutte procedure bypassate. Ma lei dice bypassate, è certo di questo, Bosi, che sia stato tutto ciò bypassato? Io sto comunque, per quanto riguarda i cartelloni, e quindi vale anche per le plance elettorali del centro storico di Roma, che è l'intero primo municipio, quindi sto, sì, parlando di quello, il patrimonio UNESCO si allarga anche a... Vengono bypassate. Lì c'è il vincolo paesaggistico e c'è obbligo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Quindi la situazione che descrive Bosi è questa, e se è questa è veramente una brutta situazione. Bosi, io la ringrazio, la saluto. Per chiudere il discorso delle plance, il Cremanno, come al solito il sistema delle camere stagne, ha delegato per evitare la fissione selvaggia di mettere queste cose, ma non c'è chi le ha pianificate laddove le hanno messe. E infatti lo vediamo. In mezzo a marciapiedi, impedendo addirittura di passare con la carrozzina. Esatto, ieri una signora, guardi, ci ha chiamato per dire quanto poi certe impressioni non siano peregrine, per dire che invece lei sulla Cassia la sera ha paura di passare dietro questi grandi separè, perché c'è anche una questione di sicurezza, oltre che di decoro e oltre, non lo so, cioè veramente di regole. La ringrazio, Bosi, la devo salutare, la ringrazio, ci sentiamo presto. Spero, complimenti per il Parco di Veio, e insomma tutti debbono sapere che quella battaglia, insomma quella vittoria, ha un nome e un cognome, no? E poi anche altri che l'hanno seguita. Grazie, Bosi. L'abbiamo salutato. Allora, prendiamo subito una telefonata, abbiamo fatto aspettare anche qualche